Sformato di asparagi e formaggio, un piatto davvero semplice. Benvenuti nel canale di Tavola Serena, oggi lo prepariamo insieme. Iniziamo dagli asparagi, ne servirà circa mezzo chilo e prima andremo a lavarli, dopodiché andremo a spuntare la parte finale e poi andremo a pelare per togliere la parte esterna. Io l'ho rimossa da circa metà in giù. Facciamo questa operazione con tutti i nostri asparagi, dopodiché li mettiamo da parte. Ecco, questo è il risultato finale, ora siamo pronti per la cottura. Acqua salata e bollente e andiamo a immergere tutti i nostri asparagi, dopodiché andremo a coprire con un coperchio e a cuocere per circa 5 minuti. Tutti gli ingredienti che ho utilizzato li trovate ricapitolati sia durante il video sia sotto all'interno del box informazioni. Trascorso il tempo ho controllato la cottura ed era perfetta, sono belli morbidi. Ora possiamo scolarli. Mentre gli asparagi raffreddano, prepariamo, diciamo, una sorta di mini frittata. Sbattiamo due uova con un pizzico di sale, 2-3 cucchiai di formaggio grattugiato, io ho utilizzato il grana padano, e 150 g di latte. Sbattiamo con una forchetta finché non otteniamo un composto bello omogeneo. Ora ho preso uno stampo, il mio è da 20 x 25 cm. L'ho foderato di carta forno e ho fatto questi tagli sulla carta forno dopo averla piegata in quattro parti per fare in modo che stesse ben ferma all'interno dello stampo. Ho messo sul fondo del pane per tramezzini. Il mio era già di formato quadrato, quindi ci stavano due fette e l'altra l'ho dovuta tagliare a metà. Ora scegliamo il formaggio che più ci piace. Io ho scelto della scamorza. Noi inseriamo sul fondo, vi depositiamo sopra gli asparagi. In questo caso non serve aggiungere sale perché l'abbiamo già aggiunto al composto di uova e gli asparagi erano già cotti in acqua salata. Aggiungiamo ancora uno strato di formaggio e uno strato di pane per tramezzini. Una ricetta facilissima. L'unica cosa è un attimo pulire gli asparagi e basta. Copriamo con l'ultimo strato di asparagi, ne abbiamo messi metà per strato. Copriamo con il composto di uova e cuociamo in forno caldo e ventilato a 200 gradi per circa 20-25 minuti. Lasciamo intiepidire e questo è il risultato. Un effetto anche molto carino una volta tagliato e una ricetta davvero facilissima. Spero tanto che vi piaccia, se è così lasciatemi un pollicino in su. Valutate di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto. Qui vi lascio un altro video che sono sicura vi piacerà e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!